diversi dolori e una grande gioia. Questa giornata, diciamo, tra diverse ombre e una grande luce. La chiamerei così, insomma, questa giornata di Tokyo, perché è arrivata una luce straordinaria, abbagliante, quella dell'inseguimento maschile, che ci ha riportato una medaglia d'oro, ci ha riportato una grande impresa che mancava dal 1960 da Roma, una medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile da parte dell'Italia. Con questo quartetto straordinario, capitanato direi da un super Filippo Ganna, che veramente ha fatto qualcosa oggi di inimmaginabile, anche ai più ottimisti, anche a coloro che stravedono giustamente, perché insomma è un fenomeno, quindi si stravede per le sue possibilità. Ma francamente, vedere quello che ha fatto oggi sembrava davvero ai limiti dell'impossibile. E poi sono arrivate una serie di sconfitte che ci mette definitivamente fuori dagli sport di squadra, quali beach volley per ultima, ma soprattutto volley femminile e pallanuoto maschile. E qui invece qualche analisi un pochino più profonda, più attenta, qualche riflessione andrà fatta, perché evidentemente in questi sport sono finiti dei cicli, si è sbagliato qualcosa, non siamo riusciti ad eccellere come potevamo. Parte però dalla gioia, perché in una giornata comunque non così favorevole, ecco, è meglio partire dalle cose che più ci rasserenano, più ci piacciono. Perché veramente è arrivata una soddisfazione storica nel ciclismo su pista, che potrebbe fare anche da preludio, magari chissà, domani a un bis da parte di Elia Viviani nell'Omnium, che certo difficile, però non è anche impossibile. Fatto sta che questo quartetto veramente ha battuto la Danimarca in maniera sorprendente, sensazionale, e non mi aspettavo potessero ancora andare più forti del loro record del mondo, perché la Danimarca certo poteva essere scombussolata in qualche modo da quello che era stata la caduta di ieri. Sicuramente non era al top, non era perfettamente in palla, però io ve l'avevo anche un po' accennato sin dall'analisi di ieri. C'è stato uno step in avanti nella fase centrale della gara, nel senso che si è messo Filippo Ganna nelle condizioni di poter finalizzare, di poter concludere il lavoro, di poter ammazzare la gara e portarcela. E siamo arrivati ad un distacco all'ultimo chilometro di 9 decimi più o meno, e nonostante ciò, veramente nonostante quel picco che è stato di distacco ai 3000 metri, da lì si è messo Ganna davanti e ha fatto praticamente una volata durata oltre 750 metri, più lunga quasi di quella adoperata in semifinale, e più efficace anche, perché contro una squadra comunque più forte e con un vigore eccezionale. Mi ha suggerito prima benissimo l'aggettivo, insomma, l'utente che ha scritto siderale Filippo Ganna, c'è soltanto un aggettivo, perché si allontana dal gol terracqueo quello che Filippo Ganna ha fatto in questa occasione, ma è un qualcosa che appunto va decisamente al di là, e ce lo ha dimostrato veramente in maniera inequivocabile, perché ha fatto un qualcosa che va al di là dell'umano, al di là dell'umano, coadiuvato dai suoi compagni. Questo quartetto è estremamente unito,
dove ognuno, ha detto bene Gan, ognuno sapeva che cosa doveva fare, ognuno sapeva i suoi compiti, in maniera perfetta, in maniera assolutamente impeccabile, però tra sapere quali sono comunque i suoi compiti e quali sono le sue direttive ed eseguirli in maniera semplicemente impeccabile, insomma, ce ne passa e tanto. Di conseguenza veramente complimenti. Devo soltanto complimentarmi con questo straordinario quartetto perché hanno fatto un qualcosa di straordinario e hanno fatto sognare l'Italia. Parto negli sport di squadra dalla delusione più evidente, che è stata quella del volley femminile. Quella del volley femminile, perché fra le tre, comunque tra beach volley, pallanuoto e volley femminile, penso che la sconfitta più netta, quella più evidente, sia stata quella del volley femminile. Intanto non portiamo addirittura sport di squadra in semifinale alle Olimpiadi dal 1972. In più, non vinciamo una medaglia negli sport di squadra dal 1988. Quindi chiaramente si tratta di un fallimento quello della pallavolo, quello della pallanuoto, quello della tra virgolette, insomma, del basket, però in questo caso non stiamo parlando di un fallimento del basket, che comunque è epocale. Appunto, io penso che l'unico KO assolutamente giustificabile sia quello del Little Basket di Meo Sacchetti, perché hanno fatto una grandissima partita, perché sono andati oltre i propri limiti. Per il resto, tra Little Volley maschile, che perde contro un'Argentina sì coesa, sì una bella Argentina, ma sicuramente non superiore ai nostri ragazzi, fra un volley femminile non pervenuta, una pallanuoto che ha messo a nudo tutti quelli che erano i difetti, un po' emersi anche nella fase a gironi e compensati un po' con il carattere, con la grinta. Fra il beach volley che a questo giro invece è entrato male in partita e non è riuscito a contenere la coppia catariota, allora insomma è un ragionamento che può essere anche comune. Io parto dal dito al volley femminile perché proprio siamo partiti secondo me battuti in partenza nell'approccio alla partita. Non siamo assolutamente riusciti a reggere l'urto contro la Serbia. Bastava in un certo senso vedere anche un po' gli sguardi ad inizio partita e durante gli inni nazionali. Vedevi le ragazze serbe estremamente determinate, cattive, per arrivare in finale e giravi dalla parte italiana come se le ragazze fossero appunto intimidite da questa bestia nera che ha privato dei mondiali, che ha privato comunque anche degli europei di 2 anni fa, e che tu adesso è come se tu vivessi come un incubo, come una bestia nera insormontabile, come qualcosa di oltre al tuo rendimento, ma in realtà oggi abbiamo visto uno spettacolo indecoroso, perché semplicemente le ragazze sono scese con questo atteggiamento in campo. Perché non esiste che ci sia questo distacco, questo dislivello fra Italia e Serbia. Italia e Serbia sono due nazionali che dovrebbero sempre mettere in scena sfide da 4-5-7, perché sono due squadre veramente quasi alla pari. E lo hanno dimostrato, insomma, anche negli ultimi anni. Invece,
veramente una prova del genere brutta. Secondo me, quello che non ha funzionato per le ragazze in questo torneo è stato proprio che dopo le vittorie iniziali ti sei completamente adagiato. La sconfitta con la Cina ti ha cominciato, diciamo, ad abbassare un po' di autostima. La sconfitta con gli Stati Uniti ancora, sei arrivata ai quarti di finale come partito già battuto. Invece dovevi continuare a macinare già anche nel girone. Intanto, se continuavi a macinare nel girone, non avevi ai quarti di finale la Serbia, se arrivavi primo nel girone. Non sei arrivato primo nel girone e quindi ti è toccata la Serbia, giustamente, perché insomma, se uno si suicida, se uno si rovina con le proprie mani, allora insomma che è causa del suo mal piega se stessa, mi venga da dire. Adesso ti è toccata la Serbia e hai messo in scena questa prestazione. Il duello annunciatissimo Boskovic e Gonu è stato praticamente monopolizzato dalla parte di Boskovic, e Gonu ha sbagliato tantissimo in attacco, non ha tenuto un attacco in campo. Tantissime cose non sono funzionate, in attacco veramente poco determinate, poco incisive, assolutamente mollicce. In difesa non riuscivamo minimamente a contenere quello che era l'onda d'urto portata dalla Serbia. Facevamo una fatica tale, incredibile, insomma, proprio ad attaccare. Che non esiste, perché l'unica che si salva penso sia Bosetti, proprio per lo spirito, le altre proprio un disastro, a cominciare dall'Egono, la Silla che è entrata male, insomma tantissime individualità che anche non hanno reso come dovevano e potevano rendere, come la pallanuoto, del resto, perché pallanuoto l'abbiamo visto dall'inizio alla fine della partita che la Serbia era superiore, e non siamo assolutamente riusciti a contenerla anche lì, con tantissime azioni, e rimane il nostro difetto anche nella fase a gironi: non riuscivamo mai a concretizzare quello che era il vantaggio in termini di superiorità numerica. E ovviamente contro un avversario che invece arrivava a questa partita con il 75% di gol in situazioni di superiorità numerica, chiaramente alla lunga lo vai a pagare. Perché la Serbia ha schierato poi un portiere insormontabile. Noi, il nostro portiere oggi veramente non ci ha dato un minimo di manforte del lungo, forse il peggiore in campo. Però appunto abbiamo sprecato tantissimi attacco, tantissime occasioni che si sono a volte prolungate, a volte bisogna avere più coraggio anche di tirare più da lontano, invece niente, invece un giro palla sterile e poi una Serbia che si piazzava, si metteva davanti alla porta e poi riusciva a segnare senza troppe difficoltà. Poi, se non sbaglio, l'Italia ha segnato appena un gol in parità numerica, la Serbia ne ha segnati 6. E questa è un'altra statistica che evidentemente ti elimina in maniera abbastanza netta e che racchiude un po' anche il significato dell'intera partita. Chiudo con il beach volley. Mi dispiace anche in questo caso. Pensavo che stavolta Lupo e Nicolai potessero arrivare fino in fondo. Purtroppo oggi non è andata, sono entrati male in partita nel primo set, nel secondo erano entrati in partita, però non sono riusciti a leggere tante volte queste traiettorie anche particolari, la traiettoria mancina della coppia catariota che ci ha sovrastati da tanti punti di vista. E purtroppo appunto Lupo Nicolai non sono riusciti tante volte a prendere le dovute contromisure, entrando con troppo ritardo in partita.
E quindi insomma non è andata anche da questo punto di vista. Tante cose oggi non sono andate, ma è andata appunto quella cosa lì con l'inseguimento che ci ha portato loro e che ci ha riportati ancora in quota nel medagliere perché siamo nei primi 10, quindi veramente da quel punto di vista le cose fioriscono. Domani le medaglie devono arrivare perché comincia la lotta con Frank Chamisso. Che è chiamato a fare bene qui a Tokyo, il favorito numero uno. Poi c'è il karate, ci sarà. C'è il nuoto di fondo con Paltrinieri. C'è l'omnium appunto con Elia Viviani. Ci sarà la canoa slalom. Ci sono tante discipline dove possiamo raccogliere medaglie, possiamo fare bene. Ci sono state tre delusioni principali in questa Olimpiadi, gli sport di squadra, la scherma e il tiro a volo, che io metto assolutamente alla pari. Nonostante ciò, stiamo facendo un'Olimpiade storica, a dimostrazione che il nostro movimento, anche senza l'ausilio di sport che solitamente sono considerati e costituiscono la nostra base, la nostra nazionale si sa arrangiare e si sa disimpegnare alla grandissima, in ogni caso. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video. Condividete questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.